Lazio soltanto due squadre sono imbattibili. Una è il Sore, gioca in eccellenza di calcio a 11, 17 vittorie di fila, e l'altra è la Cioli Ariccia, primissima in classifica nel girone di Serie B di calcio a 5 con 13 successi consecutivi. Oggi però incontra un Fabbrica ferito da due sconfitte brucianti, lontano da casa e orfana del suo capitano e del suo bomber. Sarà riscatto dal Palanselmi in Fabbrica di Roma e Real Fabbrica Cioli Ariccia, la 15ª giornata del girone di Serie B di calcio a 5. Un saluto da Leo Talù. E a meno 8 dal terzo posto, ma è cominciata Real Fabbrica Cioli Ariccia. Adesso Bisonan, il servizio ancora per Poltrich, non può calciare perché è completamente schermato, potrebbe fare qualche finta e poi scaricare lì dietro dove c'è Bertolini che vuole l'imbucata. Ottimo lavoro, attenzione a Lopez, Lopez davanti al portiere, Lopez! Lopez! Dario Lopez, 8° centro in campionato, e 1-0 per il Fabbrica, esplode il Palanselmi immediatamente, Fabbrica 1, Cioli 0, il gol è di Dario Lopez! Rimessa laterale per la Cioli, sempre con Gioni che poi deve scambiare corto con Popa. Cioli, le sue finte, poi deve scambiare ancora un'altra volta cambiando lato, andando da Gioni, andando dal numero 80. Bisonan è completamente pressato, sta facendo un ottimo lavoro la retroguardia delle Vespe. Frigerio l'ha capita, attenzione però perché la lascia lì. Gioni avanza in velocità, Gioni sterzata, Popa sul fondo, ma di un niente ha tremato tutto il Palanselmi. Sempre pronto Bisonan, questa volta l'alza verso Cioli, controllo, ma la palla è uscita. La palla è uscita nettamente dopo il tentativo di stop col petto da parte del numero 5 in maglia grigio-rossa. Sbarra, Picallo, allarga tutto da Frigerio, attenzione alla corsa su Popa, avanza Frigerio! Tommaino gli sbarra la strada completamente. Colino, palla dentro, attenzione, la ripresa Frigerio, anche perché può partire il contropiede, Picallo passa con un rimpallo, Picallo, Tommaino ha fatto un miracolo. Sciarrini che si muove, attenzione, l'errore clamoroso, arriva il pareggio della Cioli con Aversa, uno dei neoentrati, va a fare la piroetta a centrocampo, 1-1, ma qui un errore clamoroso di Sciarrini che non ha accorciato e ha lasciato tutto solo Aversa di fare 1-1. Teruglia cerca già di puntare De Camillis che lo aspetta al varco. Gioni, servizio per Bisonan che è rientrato e per poco non fa un gol spettacolare. Bisonan, palla larga, non di molto. Parte Proietti, col sinistro! Rete! Proietti! Sotto la tribuna, sotto Santo Massimo, 2-1 per il Fabbrica! Marino va dietro, da Popa. Poi pallone indietro, Marino, la palla resta lì, Popa, deviazione, Gioni, Gioni cerca di saltarli tutti, non ce la fa. E allora contropiede Fabbrica con Frigerio, qualche finta su Gioni, passa attraverso in terra, anzi palo interno, credo abbia colpito l'incrocio dei pali Frigerio. Ha colpito Picallo e vogliono il fallo di mano, pallone che però non passa di Picallo, alla ricerca di Proietti, interviene in scivolata il 3 che ride, sorride e si diverte a giocare. Pallone battuto e arriva Barigelli che con la vina villa le mani, blocca e non c'è più tempo, è finito il primo tempo, Fabbrica 2, Cioli 1, in apertura Dario Lopez, il pari di Aversa e il 2-1 su tiro libero di Proietti. Ci sentiamo fra pochissimo. Ma intanto via si ricomincia col secondo tempo di Fabbrica Cioli. Si accontenta della rimessa Picallo con saggezza. Sempre il 6, con qualche finta, poi lo scarico è per Frigerio che questa volta sbaglia, ha regalato il pallone a Cioli che passa anche con rimpallo e poi arriva il 2-2! Arriva il 2-2 di Bertolini! Bravissimo, sempre in uno contro uno con Marigelli, poi col sinistro a metterla sotto l'incrocio, parità al Palanselmi, 2-2. Sbarra, si va a vedere Micheli, sbarra, si gira, attenzione alla deviazione, Sciarrini al volo! Quasi di collo esterno, non trova la porta di poco. Pallone dentro, attenzione alla deviazione, che non è fallo di mano, c'è fischio! Fischio dell'arbitro, attenzione! E cartellino giallo alla mano per Gioni.
Ceca è di nuovo avanti contro gli invincibili al Palanselmi, 3-2. Attenzione poi al pallone che viene ripreso da Picallo, attenzione al contropiede, Picallo rischia di lasciare ancora il bravissimo Picallo, la tiene dopo il pallo, Picallo, Picallo! 4-2, Lacioli è alle corde al Palanselmi. Una partita da eroi del Real Fabbrica fino adesso. Cioli deve rispondere però la squadra di Rosigna. Popa, forse c'è fallo. Popa! Popa! 4-3! Ma che partita è? Il gol di Popa! 4-3, tutto riaperto. 4 minuti l'abbiamo sentito e sono tanti nel calcio a 5, tantissimi, e Lacioli è a meno 1, 4-3 per il Fabbrica, partita bellissima. Popa, attenzione alle finte di Popa con Picallo che lo aspetta al varco. Teruglia servito, 1 contro 1 con De Camillis, servito a Versa, l'autore del gol del momentaneo, 1-1, Popa spacca la traversa, poi ritorna indietro il pallone dalle parti di Aversa. Attenzione adesso a Bertolini che sta facendo portiere di movimento. Ancora Bertolini cerca di scambiare dentro. Isodan! 4-4! 4-4! E manca ancora del tempo per poterla vincere per Lacioli. 21 in campionato. 4-4! Erano morti e sono risorti. 4-4! Partita monumentale. Poi c'è Potric, Visonan, imbucata verso Popa, l'ha presa Parigelli che vuole andare con la porta vuota! Oddio! 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 Parigelli! Oddio! Ha segnato Parigelli! Ha segnato il portiere! 5-4! Ha segnato da casa sua! Ed è di nuovo avanti in Fabbrica! Parigelli, sentitelo! E io non ho più voce, io non ho definitivamente più voce. Visonan, Bertolini, il pallone è dentro per Popa! Popa, Popa, 5-5, 5-5, e questa volta sbaglia Parigelli, questa volta sbaglia clamorosamente Parigelli, sembrava il gol di Cuadrado in Inter-Juve 2-3 del 2018, dal lato, la mette in porta, 5-5! Parigelli va in porta, la palla è fuori, ma non c'è più tempo, è finita, 5-5, e solo applausi in questa partita, solo applausi per queste due squadre. La Cioli rimane imbattuta, sale a 41, il Real Fabbrica invece, il Real Fabbrica pareggia e sale a 23, grazie da Leo Talusi, dal Palanselmi in Fabbrica, a presto. E poi ne hai preso uno magari diciamo un po' farlocco, si può dire così? Sì, purtroppo il portiere movimento preso dalla foga di andare diciamo a intercettare un passaggio che forse davo per scontato, probabilmente ho sciolto dall'avversario, non so se poi era così voluto, però succede, ci sta in una partita con un'altalena di emozioni, perché questo è stato e oggi abbiamo dei ragazzi che vengono da fuori, da dietro, dall'under, che hanno dato proprio il massimo sotto tutti i punti di vista, e siamo solo che ringraziarli e sappiamo che possiamo contare su di loro pure nel proseguo del campionato. Questo per noi è veramente importante, perché anche oggi abbiamo giocato senza Dario Lopez, senza Iacopo Santomassimo, senza Morandi, senza altro squalificato, no,
se ne può più, guarda, veramente siamo troppo rimaneggiati, però avete fatto una partita. Sì, il rammarico è proprio quello forse, perché in virtù del fatto di essere rimaneggiati potevamo portare a casa i risultati. Da una partita veramente, io non ho più voce, io non ho veramente più voce. Bella, dai, bella, il pubblico si è divertito, però noi vogliamo fare anche qualcosina di più oltre al divertimento, no? Va bene, molti avrebbero giurato che oggi non avremmo fatto risultato in virtù delle squalifiche che avevamo, invece ce l'abbiamo fatto, far risultato. Peccato, rimane il rammarico che a pochi secondi alla fine stavamo sopra e forse avremmo meritato i tre punti. Grazie Valerio, alla prossima.